Con la crisi non ci sono i soldi e sempre più persone non pagano il condominio. Secondo gli ultimi dati dell'Associazione Nazionale degli Amministratori di Condominio, 2,5 milioni di italiani, cioè un condomino su 5, paga in ritardo o non paga affatto. Ma quanto si può ritardare un pagamento? Al massimo 6 mesi. La legge ha previsto che entro 6 mesi, da quando la rata di condominio è diventata esigibile, l'amministratore deve agire in giudizio. Che cos'è un decreto ingiuntivo? Il decreto ingiuntivo è una procedura, diciamo, un po' più facilitata, che consente al condominio appunto di entrare più presto possibile in possesso delle quote di morosità del condominio. È un atto di citazione vero e proprio. Insomma, se non paghi, l'amministratore si rivolge alla giustizia. Siamo andati da uno di loro che amministra 50 condomini dove vivono 2.500 famiglie. Di queste, più di 700 non pagano. Decreto ingiuntivo, decreto ingiuntivo, decreto ingiuntivo, tutti i decreti ingiuntivi. E qui invece? E questi sono dei solleciti appena fatti. Stiamo parlando di 700 euro, 900 euro, 1.300 euro. 1.700 euro, 2.600 euro. Cioè gente che non paga? Gente che non paga il condominio e che quindi mette il condominio in serie difficoltà perché l'amministratore non può pagare a scadenza le fatture. E dopo il decreto ingiuntivo, dove si arriva? Al giudizio esecutivo, il giudizio di esecuzione. Non so, vi faccio l'esempio, pignoramento immobiliare. E quanto ci vuole? La bellezza di 5 anni, se va bene, 7 anni, con una spesa anche di 20.000 euro totali, a carico del condominio. Secondo l'Istat, in tutta Italia ogni anno si spendono 16 miliardi di euro per lavori condominiali. Ma sia per chi paga che per chi non paga, i problemi sono sempre gli stessi. Dentro casa della signora Letizia passa una vecchia canna fumaria, che secondo la legge il condominio dovrebbe provvedere a sostituire. Questa è la canna fumaria. In che materiale è, signora? Eternit. Ma hanno detto, dice, se lo vuole togliere lo può togliere. Ma io non posso togliere una cosa così. Ho sempre fatto vedere la piantina. Ma viene a costare troppo, bisogna vedere, quindi e le spese sono tante. E sì, perché sostituirla costa, il condominio non ha i soldi e scarica la responsabilità sulla signora, che non può pagare i 10.000 euro necessari. Sempre perché non ci sono i soldi, il signor Ezio ha avuto un altro problema. Dovevamo sistemare l'impianto della caldaia come prevede la legge e pertanto il problema era reperire i soldi. E quindi lei è rimasto al freddo. Esatto, per il momento l'abbiamo sopperito col camino. Nei condomini i soldi non ci sono e andare in tribunale costa, ma esiste un'altra strada. Il nostro ordinamento giuridico ha previsto da qualche anno l'istituto della mediazione obbligatoria. Di fronte ad un mediatore che non è né un giudice né un arbitro, è un terzo che tenta di conciliare, sentire le parti, quindi in questo caso il condominio e poi il condomino, e trovare una soluzione. Meno della metà delle persone ci riesce e così gli altri vanno in tribunale, ma una soluzione non esiste proprio? No, per carità.